Ho ricevuto tanti appelli da parte dei lavoratori e loro familiari per le condizioni di lavoro non sicure e ho proprio firmato un appello a tutte le aziende, a tutti i datori di lavoro di non solo rispettare le norme, ma in questo periodo di fare ancora qualcosa di in più, perché far sentire sicuri i nostri lavoratori vuol dire tutelare il nostro futuro, le nostre aziende, l'interesse generale e anche le loro famiglie. Noi abbiamo bisogno in questo momento di massima attenzione per loro e quindi l'appello che ho voluto fare è proprio questo. Voglio che e desidero che i lavoratori non solo stiano bene, ma che si sentano bene, protetti, come un valore importante per la nostra comunità. La persona viene prima di tutto. Lo voglio ricordare, l'ho fatto oggi con un appello sentito alle nostre aziende e questo mi penso che sia giusto condividerlo tra tutti noi. Chi non rispetta le regole deve essere denunciato. Oggi, tra l'altro, avete visto la decisione proprio per la difficoltà di tutelare tutte le persone e quindi la riorganizzazione del lavoro, Fincantieri ha preso la decisione di chiudere per 15 giorni, speriamo che in questo periodo serva proprio per riorganizzare al meglio il lavoro e cercare di tutelare tutte le persone che ogni giorno vanno a lavorare in quel sito, ma non solo chiaramente. Noi siamo impegnati inoltre con la protezione civile, vedete che ci sono le nostre macchine che girano e avvisano le persone di stare in casa. Facciamo anche altre attività, ad esempio aiutiamo consegnando i pasti alle persone che stanno in quarantena, proprio per far vedere che noi siamo vicino e non abbandoniamo proprio nessuno. Oggi la nota nostalgica è stata vedere partire per non si sa quanto tempo la Costa Crociere, che non ha chiaramente fatto sbarcare i croceristi della nostra città, e proprio per questa emergenza le crociere vengono sospese. Riconsegno il mio appello accorato di stare in casa il più possibile, troppa gente ancora in giro, soprattutto vediamo tanti anziani, gente che va a camminare, che va in giro col cagnolino, state in casa, fatelo per voi, fatelo per i vostri cari, perché la situazione è veramente seria e non solo, non dobbiamo sovraccaricare la sanità che deve già affrontare tantissimi casi proprio di persone che sono state contagiate.